Sicurezza sul lavoro, informativa della Giunta su controlli e prevenzione, la comunicazione dell'assessore regionale Cioffo e il dibattito in aula, approvata all'unanimità una proposta di risoluzione. Sanità, neuroriabilitazione, premiate le migliori tesi di laurea del 2023, consegnate le borse di studio della Fondazione Gianfranco Salvini. Il 7 aprile torna il Carnevale medievale San Cascianese, oltre 800 figuranti animeranno la grande parata della 12ª edizione. La comunicazione sulla sicurezza sul lavoro nasce per una necessaria attenzione che il Consiglio ha sollecitato in seguito al crollo di Via Mariti, con vittime che hanno perso la vita lavorando in un cantiere molto strutturato della nostra regione. Così l'assessore regionale Stefano Cioffo spiega la necessità dell'informativa all'Aula sui controlli sulla sicurezza sul lavoro in Toscana, aggiungendo che in merito agli accertamenti sulle cause, questi sono in corso. Le pongo alcune riflessioni, ha detto Elena Meini della Lega, sulla soppressione da parte della regione del comparto di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, accorpato per alcune competenze al settore welfare. Sentiamo le parole di Elena Meini. Sì, ecco, credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori, ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga in Toscana, ma è lunga anche a livello nazionale. Sappiamo che è in discussione il decreto lavoro appunto al Parlamento, che andrà appunto ad intensificare dal punto di vista di controlli, dal punto di vista di gestione, la sicurezza sul lavoro. E abbiamo apportato anche noi delle richieste alla giunta regionale, perché pensate, nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione, diciamo, anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi un unico, diciamo, una maxi struttura regionale, su cui però ci sono dei dati allarmanti, perché pochissimi sono i dipendenti che occupano, diciamo, la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza. È un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro, chiedono di essere trasferiti altrove. Ad oggi, ha detto Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, le verifiche raggiungono una piccola percentuale dei cantieri aperti. Sentiamo. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione è ai minimi termini, e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità, e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario, in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere, che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. Il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli ha apprezzato la comunicazione dell'assessore Cioffo.
Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la Carta di Firenze, vale a dire ridurre i subappalti, soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti, come quello dell'edilizia e della filiera agricola. Aumentare i controlli, e per questo occorrono più ispettori, occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che ministeriale, sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità, e questo deve essere fatto a tutti i livelli, ad iniziare delle scuole. E poi una formazione che almeno in alcuni settori, penso a quello dell'edilizia per esempio, si faccia nel cantiere e si faccia con la presenza di tutte le figure professionali che sono coinvolte. Ecco, queste sono alcune idee che noi indichiamo, e su questo chiediamo l'impegno della Giunta e del Presidente di rapportarsi anche con il Governo perché si vada in questa direzione, perché questo è veramente uno sforzo di civiltà. Le morti sul lavoro ci colpiscono a cadenza settimanale, stando solo a quelle che vengono divulgate, ma sono infinitamente di più, ha detto Maurizio Sguanci di Italia Viva. La relazione dell'assessore è stata una relazione davvero molto esaustiva, molto ben fatta e anche con proposte innovative, tipo il controllo elettronico di entra sui cantieri, che trovo essere un'idea straordinaria. In questi anni è vero che si è fatto molto, è vero che la sicurezza sul lavoro è cresciuta, che le norme si sono avanzate, ma è anche vero che purtroppo non passa una settimana che non avvenga qualcosa di un evento luttuoso nel mondo del lavoro, soprattutto sui cantieri edili e non solo. Ora, senza tornare a rivangare quanto accaduto sul cantiere qui a Firenze in Via Mariti, che purtroppo insomma è stato un evento così eclatante, forte e luttuoso, che ha visto morire padri di famiglia, figli, genitori, la questione della sicurezza del lavoro è vero che si può, come dire, portare avanti partendo addirittura dalle scuole, facendo una cultura sulla sicurezza. È vero che si possono anche aumentare i controlli assumendo un nuovo personale, ma io mi domando quanto personale bisogna assumere per cercare di essere quanto più capillari possibili sul territorio. Io so per esperienza che ogni cantiere ha un responsabile della sicurezza, ed è il responsabile della sicurezza che deve ogni giorno, a mio avviso, controllare in maniera inflessibile che tutte quelle che sono le norme vengano ottemperate. E adesso le parole di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Ma l'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso è che forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazione delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura, e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma allo stesso tempo le ASL possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Il consigliere Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà si è chiesto quanto è sostenibile ciò che vorremmo a livello ideale. Bisogna prendere atto con realismo della situazione e pensare a leggi mirate. Sentiamolo. Tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti, oppure altre che ci sono state, come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio, è bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per
creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa, perché comunque l'economia è quella che è, langue, e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno, sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Per cui io vorrei che potessimo trovare una dialettica all'interno dell'Assemblea legislativa che ci permetta di trovare un equilibrio, cioè, perché è inutile essere più realisti del re quando poi non si riesce a condensare le questioni in cose concrete. Per cui benissimo fare della prevenzione e di fare sicurezza sui luoghi di lavoro, ma bisogna essere quantomeno realisti. Siamo di fronte a un tema che va affrontato con la massima serietà e responsabilità, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori e, da quanto si evince alla comunicazione dell'assessore Cioffo, sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il governo nazionale. Il governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli, e aggiungo io, tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione, e questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non fa ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere per fare battaglia politica. Ho apprezzato, anche l'ho detto anche oggi in aula, l'atteggiamento per esempio della segretaria del Partito Democratico Schlein, che all'indomani di quanto accaduto a Firenze, anziché rifuggire come hanno fatto certi sindacati in facili polemiche, ha teso una mano alla Presidente del Consiglio Meloni dicendogli su questo si lavora insieme, e auspico che anche il Consiglio regionale della Toscana possa fare altrettanto. Sono state consegnate a Palazzo del Pegaso le borse di studio della Fondazione Gianfranco Salvini alle migliori tesi di laurea del 2023, che presentano contenuti innovativi inerenti alla neuroriabilitazione. Sono intervenuti il Presidente dell'Assemblea Toscana Antonio Mazzeo e la Presidente della Commissione Ambiente e Territorio Lucia De Robertis, con Massimo Nibi, Presidente della Fondazione Gianfranco Salvini, Mauro Mancuso, Direttore dell'Area Dipartimentale Riabilitazione dell'ASL Toscana Sud-Est, e Alessandro Rossi, professore ordinario di neurologia all'Università di Siena. Grazie ancora una volta per aver scelto il Consiglio regionale, grazie per voler sostenere, premiare e finanziare delle ragazze e dei ragazzi che provano a costruire per ciascuno di noi un futuro migliore, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un messaggio importante: premiare le tesi di laurea più meritevoli nel campo della neuroriabilitazione dà il senso di qual è la strada da percorrere. Investire in ricerca, sostenere le ragazze e i ragazzi che provano ad andare oltre la frontiera del noto, perché è questo il tema centrale. Come noi riusciamo a costruire risposte per migliorare la vita delle persone. Noi in questi anni abbiamo investito molto sulla questione relativa al futuro, a come la politica può anticipare il progresso.
abbiamo lanciato questa idea di Toscana 2050. Iniziative come queste si ritrovano esattamente all'interno di questa discussione. Una Toscana che guarda con speranza e ottimismo al futuro, una Toscana che investe in ricerca, in innovazione, una Toscana che investe sui giovani. Crediamo molto in questo centro di riabilitazione e nella fondazione, ha detto Lucia De Robertis, la presidente della Commissione Ambiente e Territorio. Sì, un momento importante per il Consiglio in generale, per il nostro territorio che ospita questo istituto di assoluta avanguardia, e soprattutto è importante far credere ai ragazzi che attraverso la ricerca si migliora davvero il mondo della medicina in questo caso. Vengono da tutta Italia i premiati e avranno un focus stasera, insomma saranno premiati, io credo che si emozioneranno come tutti gli anni. Per noi è essenziale promuovere la riabilitazione in senso lato. L'istituto, il CRT è un'eccellenza del nostro territorio, noi siamo molto orgogliosi, quindi è bene che si faccia conoscere anche in tutto il territorio nazionale. Fare ricerca in un ambito come quello della riabilitazione risponde al bisogno di capire bene i meccanismi, dice Mauro Mancuso, direttore dell'area dipartimentale riabilitazione dell'ASL Toscana Sud-Est. Direi che il valore è dichiarato, cioè fare ricerca in un ambito soprattutto come quello della riabilitazione. Oggi ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce la riabilitazione come il terzo pilastro dopo la prevenzione e la cura. Quindi in riabilitazione soprattutto c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di capire bene quali sono i meccanismi, e queste tesi rappresentano molto bene l'approccio giusto alla riabilitazione. Sono tesi che poi sentiremo, sono tutti progetti di ricerca con studi randomizzati controllati, nuove tecniche di riabilitazione, nuove sperimentazioni, stimolazione elettrica. C'è una grande attenzione alla famiglia e all'approccio alla persona, e quindi c'è un'evoluzione anche significativa dalla patologia alla persona, perché la persona è un sistema complesso e quando c'è un problema di tipo neurologico e tutto il sistema che si altera e non soltanto l'organo. Quindi direi che questo è l'approccio giusto perché la riabilitazione cresca nei prossimi anni in maniera significativa. Massimo Nibi ricorda che la Fondazione Gianfranco Salvini, da lui presieduta, ha come scopo statutario prevalente finanziare la ricerca in campo medico-riabilitativo. Noi siamo una fondazione che come scopo statutario ha prevalentemente quello di finanziare la ricerca in campo medico riabilitativo, prevalentemente. Finanziare per tutta una serie di anni consecutivi le migliori tesi di laurea di giovani laureati in campo delle professioni sanitarie e della specialistica ci è sembrata una cosa innovativa, giusta, di riconoscimento per il lavoro dei giovani e che vorremmo portare avanti sempre comunque nel tempo. La valorizzazione della qualità del lavoro è ineludibile nell'ambito formativo, ha detto Alessandro Rossi, professore ordinario di neurologia all'Università di Siena e direttore scientifico della Fondazione Gianfranco Salvini. È implicito il fatto che la valorizzazione della qualità sia un fatto ineludibile nell'ambito, secondo me, di un percorso formativo. E questo non vale soltanto per le tesi, ma più in generale per qualsiasi aspetto che è attinente alla formazione. In questo senso parlo da professore universitario. E quindi la valorizzazione passa anche attraverso il riconoscere il valore di una tesi di laurea, quindi comunque di un lavoro dietro il quale c'è cultura e professionalità. E quindi ci è sembrato, come essendo responsabile scientifico della Fondazione, che questo tipo di iniziativa abbia sostanzialmente un importante valore, seppure simbolico,
investire in questo, quindi significa investire in cultura. Il carnevale medievale torna ad animare domenica 7 aprile vie e piazze del centro storico di San Casciano Val di Pesa, comune del Chianti, tra i più suggestivi. Un omaggio alla nascita trecentesca del castello, programma ricco, quello della 12ª edizione, presentata nel Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso. Il momento più atteso sarà quello della grande parata, che vedrà sfilare circa 800 figuranti in costume medievale e accenderà i riflettori sulle originali rappresentazioni teatrali scritte, dirette e messe in scena dalle cinque contrade: Gallo, Cavallo, Giglio, Leone e Torre. Si tratta di una tradizione che è diventata un'attrazione, spiega la consigliera segretaria dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, Federica Fratoni. È diventata una tradizione, è diventata anche un'attrazione per una terra molto bella che, devo dire, in materia di politiche culturali, di valorizzazione del territorio, esprime sempre davvero un grande valore. E quindi è un motivo di orgoglio per il Consiglio regionale oggi ospitare questa presentazione della 12ª edizione appunto del Carnevale medievale a San Casciano, che mi pare sia anche una bellissima occasione di partecipazione corale di una comunità. Quindi un evento importante con un'organizzazione forte, ma anche molto sentito dai cittadini, da coloro che prendono parte attivamente a questa manifestazione e che hanno reso probabilmente questo appuntamento un appuntamento irrinunciabile della vita sociale appunto di un territorio e di una comunità. Quindi come Consiglio regionale da sempre lavoriamo per tenere alta, diciamo, la forza delle nostre tradizioni, la forza della nostra cultura, e quindi è, ripeto, un motivo importante e prezioso oggi di dare spazio e tempo a questa bellissima manifestazione che si connota davvero per quella Toscana diffusa che noi cerchiamo di profondere, che attraverso queste manifestazioni prende corpo ogni giorno. Per noi è una grandissima soddisfazione vedere questa 12ª edizione con un numero sempre crescente di figuranti, ha detto il sindaco di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi. Sì, per noi è una grande soddisfazione vedere questa 12ª sfilata, questa 12ª edizione che si preannuncia con ancora più sfilanti, oltre 800, creando così il più grande carnevale medievale d'Italia, con un grande livello artistico, sia di preparazione dal punto di vista teatrale, sia dal punto di vista coreografico e scenografico. Le cinque contrade, Giglio, Cavallo, Gallo, Leone e Torre, si sfideranno a suon di teatro di strada e anche con dei costumi e degli allestimenti veramente straordinari. L'assessora alla cultura del comune, Maura Masini, ricorre a un'immagine per far capire l'importanza di questo evento per San Casciano Val di Pesa. Diciamo che è questo poi l'effetto finale, e la risultanza è proprio questa bella giornata teatrale, no? Fatta da veramente bene, da tantissimi bravissimi artigiani pieni di volontà che amano questo carnevale e che per questo lavorano tutto l'anno. Quindi in realtà è una maglia che tesse, tiene unita la comunità tutto l'anno, perché le contrade hanno una vita diciamo sociale, realizzano anche gli scopi di molte persone, perché tanti di noi hanno velleità artistiche, ecco, in quel momento si realizzano e magari lavorano in banca, faccio per dire, no? Quindi è un momento in cui viene fuori al meglio la personalità di ognuno in un tessuto sociale diciamo che noi vogliamo mantenere e che noi cerchiamo di sostenere all'infinito, perché lo troviamo un valore inestimabile. E poi c'è questa giornata storica che veramente dà soddisfazione, attira tante persone da fuori, fa divertire i bambini, gli anziani, tutti. E quindi ben venga il Carnevale medievale sancascianese. Ilena Cappelli è la presidente dell'Associazione Contrade Sancascianesi. Sono mesi che le contrade si stanno preparando per portare in scena delle vere e proprie opere teatrali, e dietro c'è il lavoro di tantissimi contradaioli di ogni età.
Sono mesi che le contrade si stanno preparando per portare in esibizione vere e proprie opere teatrali. Hanno messo a lavoro tantissimi contradaiori di tutte le età, di tutto il paese, con la costruzione di carri, con la costruzione di vestiti e di scenografia. Stiamo inoltre allestendo tutto il paese con molte attività. Quest'anno abbiamo arricchito molto il programma delle attività proprio nel centro storico di San Casciano, quindi oltre alle esibizioni ci saranno molti artisti che svolgeranno esibizioni e attività didattiche anche per bambini.